Buonasera, buongiorno per chi mi vedrà domani. Voglio oggi per la seconda volta in un anno o poco più innalzare una lode al New York Times, o meglio all'International New York Times, perché mentre l'informazione italiana, manifestando ancora una volta la sua miseria intellettuale e morale tutta intera, ignorando la guerra di Ucraina, il giornale americano parla della guerra di Ucraina in prima pagina addirittura e lo fa naturalmente celebrando la vittoria dell'esercito di Kiev e la ritirata delle forze ribelli verso Donetsk. Finalmente, dice l'International New York Times, i soldati, sto citando alla lettera, hanno superato la barriera della riluttanza ad aprire il fuoco contro i connazionali, cioè finalmente sparano con convinzione sugli altri ucraini di nazionalità russa. Adesso, sempre dice il New York Times, hanno imparato a distinguere i nemici dalla gente comune. Ecco, quindi questo è un grande cambiamento che ha dato la vittoria a Kiev. Certo, ammette il giornale americano, non è mancato l'aiuto dall'esterno. Gli Stati Uniti hanno contribuito fin da marzo, cioè fin da subito, con 23 milioni di dollari di assistenza, compresi i sistemi della visione notturna, i sistemi di comunicazione, generi alimentari, corpetti blindati, eccetera. Ma tutti capiamo che questa cifra non comprende molte altre voci, per esempio la riorganizzazione della catena di comando, le informazioni satellitari, l'arrivo di decine di consiglieri di vario genere, di specialisti guastatori, eccetera, eccetera, tutte cose che abbiamo già visto in altri paesi analoghi, per esempio io le ho viste in Afghanistan con largo anticipo. Ecco, celebrando però e celebrando la vittoria, il re dei quotidiani mondiali si lascia sfuggire, tra le altre cose, che i ribelli hanno assaltato una prigione di Donetsk dove si sono asserragliati, dice il giornale, probabilmente per procurarsi delle armi. Ma dunque, ma come? Non ne hanno abbastanza? La propaganda occidentale, quella che si è vista naturalmente e quella dilagante dai mezzi di comunicazione del governo di Kiev, non hanno fatto altro che dire che i ribelli sono iperarmati, che ne hanno abbastanza di armi e quindi vanno poi ad assaltare una prigione per procurarsi che cosa? Qualche fucile, perché certo in una prigione non è che ci sono carri armati, blindati, armi pesanti, certo in una prigione non ci sono gli aerei. Insomma, la tesi che la Russia starebbe mandando grandi quantità di aiuti militari ai ribelli sembra fare acqua da molte parti, incluse le pagine del New York Times, così come la voce secondo cui la resistenza armata al governo centrale di Kiev sarebbe alimentata da cospicui afflussi di volontari attraverso il confine russo. Le notizie, tra le quali quella data dal nostro collega Marchetti, che è stato a lungo sul confine, sembrano dire il contrario. Non ci sono molti volontari che arrivano, meno che mai le armi. Tuttavia, qualche problema per Putin sotto questo profilo c'è. È apparso ieri su YouTube un video, uno strano video, molto ben visibile, molto chiaro, sicuramente non rubato. Un video che si è voluto girare, qualcuno ha voluto girare e mettere poi su YouTube perché si è visto, dove si scorge, si sente, si ascolta un vero e proprio alterco tra il governatore del Donbass, Pavel Gubarev, e Sergei Kurginian, un influente personaggio fortemente nazionalista russo, che a Donetsk accusa i combattenti filorussi di aver usato male le armi che gli venivano dalla Russia e di aver addirittura accusati di aver addirittura abbandonato il campo ritirandosi da Slavyansk. Difficile interpretare questa disputa e questo alterco, sembra essere un segnale contro Putin. Certo, questo video, come ho già detto, non rubato ma intenzionale, girerà su tutte le TV ucraine e occidentali nelle prossime settimane e servirà per accusare Mosca di essere all'origine della rivolta e di avere foraggiato la resistenza. Comunque, il tono di Kiev e di Washington è quello della vittoria imminente e del guai ai vinti. Per
prima che una pioggia di bombe, come è prevedibile, si rovesci su Donetsk e Lugansk, Donetsk è la città di oltre 1 milione di abitanti, da Kiev il primo viceministro Vladimir Groisman denuncia, cito tra virgolette, che il Donbass è vittima di un terribile attacco terroristico ispirato dalla Federazione Russa, che starebbe attuando, di nuovo cito, una aggressione informativa, economica e energetica, ed è per questo che tutti i canali russi sono stati oscurati su tutto il territorio e appena arrivati a Slavyansk i governativi hanno immediatamente chiuso tutti i ripetitori in modo che la popolazione del Donbass non veda e non senta le informazioni che vengono dalla Russia. Ma non eravamo noi in democrazia quelli che dicevano che bisognava dare spazio a tutte? Forse siamo in guerra, tutto l'Occidente è in guerra, infatti neanche noi abbiamo l'informazione, anche noi siamo sottoposti alle stesse regole. È bene che non sappiamo ciò che dicono i russi ed è bene che non abbiamo altre informazioni che le nostre, anzi meglio ancora, è bene che non abbiamo nessuna informazione. Tra l'altro la ormai famosa portavoce del Dipartimento di Stato, la Psaki, cerca di diffondere, ieri l'ha fatto, l'idea che, sempre qui la cito, i separatisti sono gli unici a esercitare la violenza sui civili innocenti. Cioè è chiaro come stanno le cose. Insomma, per Washington i russi di Ucraina starebbero scappando in massa verso la Russia perché temono di essere uccisi dai russi del Donbass e non dagli aerei e dai cannoni di Kiev. Questi sono, mi pare, gli effetti della schizofrenia della propaganda occidentale, per evitare i quali forse appunto i nostri gazzettieri di TV e giornali fanno come le tre scimmiette, quelle che non vedono, non sentono, non parlano. Nel frattempo, nella democratica Kiev, e mostreremo le immagini, si bruciano in piazza i libri russi, cioè i libri scritti in russo, e si assaltano i giornali che azzardano qualche interrogativo sul futuro. Anche queste immagini manderemo in onda. E dove il famoso settore destro, cioè i nazisti, occupa i territori, sono in corso rappresaglie feroci. Circola voce da buone fonti ripetute che una delle alture che circondano Slavyansk, quella che è stata ora liberata, diciamo, da settore destro e si chiama l'altura di Karachunda, dove si bombardava la città, stiano bruciando le fosse comuni dove sono stati gettati centinaia di corpi di giovani soldati di leva, di quelli, per ritornare alle parole che ha scritto il New York Times International, non avendo ancora superato la riluttanza a uccidere i connazionali, sono stati fucilati. Chissà, forse Poroshenko vincerà questa fase, ma le tracce non potranno essere cancellate. Prima o dopo ci sarà una Norimberga anche per lui e per Yatsenyuk e per quelli che hanno fatto sul campo questa bella operazione. E resta sempre il problema di chi pagherà il conto, conto morale, conto politico e anche conto economico. Dove verrà? Da dove verrà l'energia? Gli americani, attraverso il loro portavoce della Camera di Commercio, pensate, russo-americana, hanno fatto sapere che il loro gas entro 3 anni arriverà. Arriverà in Ucraina, arriverà in Europa, al posto di quello russo. E così tutto sarà risolto. Ma resta sempre il problema, chi pagherà quello o quell'altro gas? E che cosa diranno i cittadini dell'Ucraina quando scopriranno che non è arrivato il Bengodi, che bisognerà cavarsela in qualche misura da soli? Forse sperano che pagheremo noi europei e che li accoglieremo a braccia aperte, ma la questione è ancora tutta intera da vedere. Ciò che è accaduto in questi ultimi 5 mesi in Ucraina non sarà facile dimenticarlo, né per i russi, né per gli ucraini, né per gli europei. Io penso che il prossimo inverno a Kiev sarà freddo e buona fortuna a tutti nel giro intorno al sole.